Eccoci qua amici di Chaos Gamer, ci troviamo su Call of Duty Advanced Warfare, qui Zephyr, oggi vi illustrerò come giocare a cerca e distruggi, tattiche e consigli, andiamoci a conquistare la nostra prima posizione, ci troviamo a Detroit, una delle mie mappe preferite, attiviamo sempre Overclock, mi raccomando evitate quel punto, sempre colpito da granate. Ci sdraiamo qui, diamo un'occhiata all'ospedale, dietro i bidoni, le scale, se qualcuno va negli uffici e magari se salta qualche cecchino. Passiamo al prossimo punto di controllo che ci andiamo a conquistare, molto fondamentale per il centro, una posizione molto importante. Ci fermiamo qui, da qui possiamo sentire se passa qualche nemico negli uffici, controllatina dei garage, se qualcuno esce. Dietro il centro, mi raccomando, ci affacciamo molto tranquillamente, diamo un'occhiata a scuola, quel punto è scontato e qui una zona di scontro totale, mi raccomando fate attenzione, qui potrete fare tante kill come dopo vi farò vedere. Prossimi consigli, evitate questo punto palesemente, troppo scontato anche con un fucile di precisione, evitate anche questa zona troppo chiusa, non si riesce a scappare. Vengono lanciate di solito delle granate, lo scontro è immediato, morirete sicuramente, magari io preferisco partire dallo spawn, dirigermi nei garage velocemente con overclock, posizionarmi qui e attendere se il nemico passa, magari riusciamo a vedere i piedi o se il nemico si ritira dallo scontro dal centro, schivata boost e attacco. Controlliamo le scale. Evitiamo di entrare sempre da qui, un punto troppo cieco, possiamo essere anche colpiti da lì e vari punti da camper. Magari entrate da sinistra, un'occhiata qua e poi magari vi girate con un 360 se vi riesce e controllate i vari punti da camper. Entrate nella scuola, sempre fate sempre molta attenzione, belli concentrati. Se abbiamo la bomba piazziamo o magari andiamo avanti, controlliamo lo stanzino di qua oppure andiamo avanti, un'occhiata se qualche giocatore non sta giocando e saltiamo qui sopra i container se c'è qualche cecchino ancora probabilmente e da qui possiamo dare un'occhiata a tutta la situazione. Passiamo con i punti di difesa, un punto molto scontato ma sempre molto efficace con il fucile di precisione, diamo un'occhiata alla finestra di là, sempre pronti a cambiare arma con il fucile d'assalto se qualcuno si avvicina troppo, anche a lanciare delle granate o delle accecanti, o magari per variare un po' potrete posizionarvi qui, da qui riusciamo a sentire se il nemico riesce a piazzare la bomba oppure se lo scontro avviene strada per un ingaggio totale. Prossimo punto fondamentale per il centro che ci andiamo a conquistare in questo momento, sempre belli veloci con overclock, mi raccomando, da qui riusciamo a sentire se i nemici passano negli uffici e attacchiamoli di sorpresa oppure se ci rendiamo conto che lo scontro è in strada, con un movimento repentino, mi raccomando, impugnatura fulminea, li attacchiamo tranquillamente. Prossimo punto di controllo che ci andiamo a conquistare, sempre belli veloci, overclock, un punto molto difficile con il fucile di precisione, un tiro molto arduo, chissà vi riesce, oppure un punto scontatissimo che io eviterei palesemente, sempre molto colpito, ma io preferisco mettermi dietro la colonna e magari puntare verso la porta dei garage, non si sa mai, qualcuno esce da lì. Prossimo punto di controllo, sempre belli veloci, overclock, concentrati, punto fondamentale per coprire chi taglia dei garage. Ci fermiamo qui, magari qualcuno commette l'errore di saltare dal muro, lo attacchiamo tranquillamente oppure da qui li aspettiamo, aspettiamo che scendano le scale, li attacchiamo alle spalle, punto di riposo, ricarichiamo, un'occhiata alle scale, proseguiamo in avanti, dietro ambulanza, riposiamoci, schivata boost, attacchiamo, mi raccomando fate attenzione se qualcuno esce da là, magari una granata, un accecante, così ci accertiamo che il nemico non vi sia. Se lo scondo in strada li attacchiamo tranquillamente, da qui una chicca possiamo attaccare la finestra dell'altro ospedale. Andiamo in avanti, sempre concentrati, veloci, diamo un'occhiata ai vari punti da camper, usciamo dal garage, diamo una controllata ai vari punti da cecchino, poi uno sguardo in strada e anche al centro, qualcuno è ancora qui magari. Proseguiamo in avanti, dritti verso lo spawn nemico, se qualche giocatore non sta giocando, per una kill molto molto facile. Tagliamo in questa casa, non si sa mai, c'è qualche camper, e andiamo nell'altro ospedale.
sempre veloci, rapidi, concentrati, mi raccomando, un'occhiata allo stanzino. E anche questa posizione, se magari qualcuno, qualche nemico sta coprendo un amico che sta piazzando. Prossimo punto di controllo, ci possiamo fermare qui al nostro spawn nel nostro furgone. Da qui possiamo dare un'occhiata a tutta la situazione. È un piccolo bug: doppio salto, boost in avanti e resteremo qui appesi al cornicione. È una posizione molto interessante, da qui potete tenere d'occhio tutta la situazione. Ora vi lascio a delle situazioni avvenute durante il gioco in cui metto in pratica i consigli che vi ho dato. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale. Ciao amici di Chaos Gamer, buon gioco a tutti, stay on! Distruggiamo l'obiettivo. Nemici nella scuola! Forte e chiaro. Bene, prepararsi alla prossima battaglia.